Il DISPUC, all'interno del riconoscimento di Dipartimento d'Eccellenza, si è dotato di numerose nuove attrezzature, tra cui un potente eye tracker iLink Portable Duo e due computer portatili su cui eseguire software per le sperimentazioni. L'obiettivo del nostro team di ricerca era quello di individuare l'esistenza di pattern oculari ricorrenti nei diversi task di uno Stroop Effect Test ed il loro successivo riconoscimento tramite analisi di un algoritmo di machine learning. In questo breve filmato, girato prima delle disposizioni relative al contenimento della pandemia da Covid-19, mostriamo come gli esperimenti venivano condotti di persona all'interno delle strutture del Dipartimento. I partecipanti hanno aderito in forma volontaria e sono stati reclutati per la maggior parte tra studenti e personale del Dipartimento. Qua vediamo un esempio di sessione sperimentale in cui un soggetto viene accolto e fatto accomodare nella stanza, quindi iniziate le fasi preliminari e dato il via all'esperimento vero e proprio. Giallo, verde, rosso, blu. Rosso, verde, blu, giallo, blu. Giallo, verde, rosso, giallo, verde, rosso, blu.